Perché hai dubbi nel tuo cuore? Cristo risorto, buona giornata cari amici. Accogliamo in questa settimana di Pasqua e in questa giornata di giovedì, dove celebriamo anche oggi la risurrezione del Signore, il Vangelo secondo Luca, capitolo 24, dal 35 al 48. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto. Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Amen». Carissimi, oggi continuiamo il capitolo 24, dove abbiamo ascoltato l'episodio dei discepoli di Emmaus, che nel giorno della risurrezione erano andati fuori da Gerusalemme perché non avevano creduto ed erano tristi e scoraggiati. Gesù si è manifestato a loro, loro hanno aperto gli occhi e riconosciuto che era Gesù il Signore risorto, sono tornati. E ritornando hanno trovato gli altri discepoli. Si sono radunati insieme, siamo sempre allo stesso giorno della risurrezione di Cristo, noi diremo di Pasqua, Pasqua del Signore, e Gesù per la prima volta si manifesta a loro. Questo è il Vangelo secondo Luca. In questo tempo lo ascolteremo anche in altri Vangeli, dove ogni evangelista dà una sua specificità. Qui noi vediamo che Gesù innanzitutto proclama un saluto che ci appartiene a noi cristiani, ancora dopo 2000 anni. Pace a voi, la pace sia con voi. Shalom. Che bello, fratelli e sorelle, ascoltare queste parole, sapendo che non parla di quella pace che noi oggi, vivendo un'atmosfera di guerra, pensiamo. Quindi il termine di un conflitto, ma la pace, la shalom di cui parla Cristo, è tutt'altro. È una condizione di beatitudine, quando Gesù dice pace a voi. È una condizione di armonia, di pienezza. Non significa che non ci sono problemi. Non significa che non ci sono malattie, che non c'è crisi, ma la pace del Cristo risorto significa che c'è speranza, che c'è la sua presenza. Ecco allora oggi che ascoltiamo da parte di Gesù anche una domanda: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Ecco che Gesù prima dà la pace,
porta questa pace, porta questa pienezza, questa shalom. Ma poi dice, perché dubitate? Pensate, gli apostoli hanno visto che il sepolcro era vuoto, era apparso Gesù, le donne lo hanno visto, sono andate a annunciare questa bella notizia. Gesù appare di fronte a loro e loro ancora non credevano. Capite che non è così facile, non è così scontato pensare che il Cristo risorto, anche quando si manifesta a noi, possa portarci questa decisione di credere. Ma è appunto una decisione personale di credere: tu sei il Signore, tu sei il risorto, tu sei il mio maestro, tu sei vivo. Fratelli e sorelle, è normale che sorgano dubbi nel nostro cuore, ma il Cristo risorto è venuto ad allontanare i dubbi, è venuto a portare certezze, tanto che i discepoli hanno l'onore di poterlo toccare, perché dice: guardate le mie mani e i piedi, sono proprio io, non sono un fantasma. Si è messo a mangiare un po' di pane e del pesce, è stato con loro, ha mostrato parte della sua umanità, di come era prima in mezzo a loro, ma ha detto: abbandonate i dubbi, abbandonate, fratelli e sorelle. Quindi oggi è un giorno di decisione. Ecco allora lo slogan di oggi: perché hai dubbi nel tuo cuore? Cristo è risorto, si manifesta nella nostra vita. Chiediamo allora allo Spirito Santo che allontani i dubbi, le incertezze, affinché noi possiamo camminare decisi verso il Cristo risorto, che è vivo e che è in mezzo a noi. Vieni Spirito Santo, noi ti invochiamo, invochiamo la pace di Cristo, affinché possa portare certezza nella nostra vita, affinché noi possiamo essere aperti alla sua azione. Noi ti vogliamo presentare oggi la nostra vita, le nostre famiglie. Ti presentiamo la nostra vita personale per ricevere la tua pace, o Spirito Santo, quella pace che supera ogni intelligenza e che anche oggi mi fa sentire vivo e presente il Signore Gesù. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, con gioia oggi viviamo questa vita, questa giornata, e se ci sono dubbi, nel nome di Gesù li allontaniamo, perché invece il Signore è risorto ed è al nostro fianco. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Regina cieli, l'etare. Alleluia. Alleluia, qui a quem me rubisti portare. Alleluia, alleluia, resurrexit, sicut dixit.